ragazzi, stavo pensando che questo video fosse un po' più per le ragazze, ma in realtà no, perché può essere un'idea molto molto carina per i maschietti da regalare alla fidanzata. Quindi oggi, già vi avevo anticipato che mi sono arrivate tantissime tantissime cosine da Stroy, e oggi spacchetteremo insieme e vi farò vedere tutto quello che mi è arrivato. Sono principalmente i Love Beats, quindi i nuovissimi bracciali componibili con un sacco di charms diversi che si possono creare, e io ho richiesto specificatamente, a parte che potete immaginare quanto ero felice quando mi ha contattata la Stroy, perché io già sono sempre stata un acquirente di questo brand, quindi insomma volevo solo condividere con voi la felicità e basta. Ho scelto personalmente i charms che mi piacevano di più e ho creato io stessa i bracciali, quindi questa è una figata perché non ci possono essere due bracciali uguali alla fine, perché li creiamo noi, e quindi ho creato i miei bracciali perfetti, personalizzati, che vi faccio vedere. Ci sono un sacco di tematiche diverse, ci sono le tematiche festive per gli avvenimenti speciali, quelle un po' più romantiche, quelle un po' più fashion, un po' più shopping style, quindi vi faccio vedere quello che ho scelto io. Allora, intanto i pacchettini sono tantissimi, in ogni pacchettino c'era un ciondolino e un bracciale, lo creeremo insieme, voglio crearlo assieme a voi, ho pensato che potrebbe essere un'idea carina, che sono super super carini, voi sapete quanto a me piaccia il rosa, quindi ero tutta tipo come una bambina a spacchettare roba. Il primo bracciale, che è quello che indosso tra l'altro anche oggi, è color oro rosa, sono tutti in argento e sono, allora, ho messo io le perline, sono tutte sbrilluccicose, e ci ho messo tre charms, naturalmente potete scegliere anche il numero di charms, ed ho scelto la chiave a forma di cuore, questo è molto romantico, e poi ci sono questi due cuoricini, uno sbrilluccicoso, l'altro liscio, poi c'è la figata, l'anello di fidanzamento, e siccome non faccio che guardare il mio di anello di fidanzamento, mi sembrava super super per azzeccato veramente questo tris di ciondoli, e poi appunto ho voluto mischiare le piccole beads, insomma le piccole perline in argento e in oro rosa, perché ultimamente mi piace mischiare l'oro con l'argento, insomma questi due colori, sono sempre stata molto o argento o oro, invece adesso mi piace mischiare. Poi ho creato un altro bracciale, questo è un pochino più fashionista, questo invece è come colore argento, ma anche qui ho mischiato le perline, ci ho messo anche quelle dorate. Mi sono divertita molto a creare questi braccialetti, devo dire, fa esprimere la propria creatività. Anche qui c'era un pacchettino per ogni charm, quindi ho ricevuto tipo un sacco di pacchetti, e questo è un po' più fashionista, un po' più shopping addicted come bracciale, ma ci ho messo comunque un cuoricino, e c'è questo pacchetto regalo o una borsa da shopping, come volete interpretarla. Poi c'è un tacco, una scarpa col tacco, una décolleté, e tra l'altro mi piace molto che ci siano questi dettagli con questi brillantini. E poi c'è, invece qui ci ho messo un cuoricino. Poi ne ho creato un altro e qui ci ho messo solo un charm, volevo cambiare un po' perché mi sembra molto più elegante così, molto più chic, molto più minimal. E però il ciondolino che ci ho messo ha un grosso significato, perché c'è il segno dell'infinity, l'infinito, e con la scritta Together Forever. Ci ho messo due perline color oro rosa, il resto è tutto argentato, e secondo me anche così con un charm solo sono molto carini. E poi ne ho creato un altro che è sicuramente quello più romantico, più significativo per me, perché c'è la N di Nicole nel primo charm, poi nel primo charm, perché si dice charm, non charm, mi sbaglio sempre. Poi c'è un cuoricino con tutta questa cornice intagliata e con la scritta You and Me. E poi c'è la T di Tomage, e quindi questo è un po' il nostro bracciale, ed è quello a cui sono, diciamo, più affezionata, perché appunto ha un significato. Mi piace molto il fatto delle iniziali. Secondo me, insomma, per gli innamorati è una bella cosa, adesso mi emoziono, quindi questo è sicuramente il mio preferito, e ho abbinato appunto il cuoricino You and Me alle nostre iniziali. E poi invece il quinto bracciale voglio crearlo con voi, quindi adesso prendo la videocamera e lo creiamo insieme. Eccoci qua, qui abbiamo tutto l'occorrente, c'è il bracciale base, anche questo oro rosa, poi abbiamo tutte le nostre perline, le mie sono di entrambi i colori, alcune sono piatte come queste, altre invece sono quelle che rotolano, sono rotonde. E poi naturalmente abbiamo i nostri charm, quelli che ho scelto sono, allora, questo
che è un cuoricino con tanti cuoricini all'interno, questo è uno dei miei preferiti. Poi c'è questa stellina con la scritta insieme per sempre. E poi la figata pazzesca e il mio personale è questo cuoricino con la scritta Kiss and Makeup, quindi il bracciale che voglio fare, voglio dedicarlo a voi perché Kiss and Makeup insieme per sempre, quindi staremo insieme per sempre ragazze. Oggi sono particolarmente romantica, quindi vado a creare il mio bracciale, tolgo la perlina che lo blocca, la lasciamo lì perché poi queste bloccano tutti gli altri charm e li fanno stare a posto. Inizio con, mettiamoci una perlina argentata, poi ne metto una oro rosa piatta e poi inizierei con il primo charm, mettiamoci questo con la stellina, perlina argentata per distanziare i due charms, poi cuoricino Kiss and Makeup, così, ed ora il terzo charm, e voilà, ora non mi resta che chiuderlo con la perlina che va a bloccare il tutto, ed eccola qua la nostra creazione insieme per sempre, Kiss and Makeup e questo cuoricino. Niente ragazzi e ragazze, questo è tutto, secondo me sono un ottimo regalo natalizio, il mio mi piace tantissimo indossarlo. Niente, questo è quanto, bando alle ciance, io vi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima, ciao.